La legge è entrata in vigore nel 2016, oggi possiamo dire a distanza di 4 anni che i risultati si vedono dal punto di vista quantitativo perché le donazioni sono aumentate del 25%, ma anche qualitativo rispetto ai beni che rischiano di diventare spreco e che è più difficile recuperare, penso alla frutta, alla verdura, al cibo cotto, a tutto quel mondo legato alla gastronomia o alla pasticceria che in passato era più difficile recuperare. Però la vera sfida è appunto quella di intercettare anche i piccoli esercizi commerciali che hanno dei quantitativi più ridotti rispetto a quelli che può avere un grande supermercato, un'azienda di produzione, e soprattutto con loro costruire dei progetti di rete, far incontrare mondi diversi, quello delle imprese con quello del mondo del volontariato, che è presente in modo capillare sul territorio, perché la legge oggi ha tolto burocrazia ma soprattutto ha reso più conveniente la donazione. E molti esercizi, penso ai piccoli negozi sotto casa, ancora non conoscono la legge 166 e non conoscono le possibilità e le opportunità che la legge ha. Quindi dobbiamo favorirne la diffusione, ma soprattutto progetti di rete, perché la legge funziona se diversi soggetti si mettono insieme da questo punto di vista. Non solo cibo, ma anche libri. Siamo a Torino, Salone del Libro, che cos'è questa? Sì, assolutamente novità. Sì, perché la legge 166 è una legge di economia circolare che recupera beni per dare delle risposte a dei bisogni sociali. La nostra società spreca non soltanto il cibo, ma anche i farmaci, i prodotti di cartoleria e cancellerie, prodotti per l'igiene della persona della casa e anche i libri. Ci sono migliaia di libri che dopo la promozione vanno al macero. E quindi credo sia un elemento importante rimetterli in una filiera che non è quella commerciale, ma è quella del dono, ad esempio facendoli finire nelle biblioteche delle scuole, nelle carceri, in tutti quei luoghi di pubblica lettura dove si fa cultura, perché la povertà è alimentare, sanitaria, economica, ma anche culturale. Quindi aver inserito anche questo nuovo tassello credo sia un passaggio di civiltà.